i discorsi più ufficiali li facciamo dopo alla presenza anche della popolazione. Questo è il momento in cui presentiamo il nostro piano di protezione civile, lo presenterà il geometra Montiglioni, che è il nostro responsabile, è responsabile per l'unione dei comuni di questa parte della vallata, la Valle del Sesta. Quindi questo è un incontro, come vedete, più per gli addetti ai lavori, ci sono i forze dell'ordine, i volontari, tutti quelli che fanno parte del sistema di protezione civile. Quindi facciamo una prima parte tecnica in cui entriamo nel dettaglio di quello che abbiamo fatto in questi anni e nell'evoluzione del nostro sistema di protezione civile. Dopo daremo poi spazio anche a una discussione più ampia, più territoriale, se vogliamo più rivolta. Quindi adesso lascio la parola al geometra Montiglioni che esporrà il nostro. Buongiorno a tutti. Parto anch'io dalla fine ringraziando tutti i colleghi che di solito vediamo in occasione di operazioni e di attività. La sede del COC, Centro Operativo Comunale, ha sede del Centro Operativo Misto, appunto per la Valle del Setta, e si pone assieme all'altra sede di Gaggio Montano come riferimento per i 12 comuni che fanno capo all'Unione dei Comuni della Penisola Bolognese. Questo fabbricato ovviamente, come vedete, è in fase di ultimazione, qui i locali sono completamente nuovi, antisismici, collegati dal punto di vista del cablaggio delle reti a livello sia via filo che via wifi con la rete Lepida, ha possibilità di essere assistito da generatori elettrici per mantenere efficienti e funzionali tutte le proprie apparecchiature, e ovviamente è in una posizione strategica perché siamo nel centro del paese. Quindi l'abbiamo voluto, l'amministrazione l'ha voluto fortemente anche per la sua ubicazione. Relativamente a parte della Valle del Setta. C'è la possibilità altresì di all'interno di questo portale reperire informazioni oltre che cartografiche sulla base di tutte le cartografie che la Regione Emilia-Romagna ci concede, anche a livello catastale, quindi di proprietà immobiliari, quindi di fabbricati, e allo stesso modo il punto più importante di tutti è l'aggiornamento alla banca dati anagrafica, che viene aggiornata quotidianamente su tutti i comuni dell'Unione dell'Appennino Bolognese. Nel corso dell'inaugurazione il sindaco di Camugnano, Alfredo Del Moro, ha accusato un malore, subito soccorso, è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.